Le vicende che hanno portato alla realizzazione di questo video sono state improvvise e veloci. Ti ho più volte detto in video passati che Joel Peter Witkin è uno dei miei fotografi preferiti. La sua opera è stata per me fonte di ispirazione e di studio. All'interno della mia tesi di laurea magistrale ho voluto inserire una buona parte dedicata appunto al lavoro del fotografo americano. Quindi, appena scopro che si sta organizzando qualcosa legata a Joel Peter Witkin, cerco sempre di informarmi il più possibile, per quanto poi sia possibile fare a livello online. Qualche giorno fa stavo scorrendo le stories di Instagram quando mi è saltato all'occhio l'anteprima di un catalogo intitolato Madonnas, condivisa dal profilo ufficiale del fotografo. Ho subito pensato che se esiste un catalogo, esiste allora una mostra, quindi sono andato nel profilo originario che aveva condiviso la storia e tramite direct ho dimostrato il mio interesse al riguardo. In questo modo è nato l'incontro tra me e Pierre et Gisun della galleria PJ, che hanno organizzato una mostra su Joel Peter Witkin che si terrà nella sede della galleria a Metz in Francia dal 23 aprile al 4 giugno. Nella galleria verranno esposte 15 opere dell'artista americano, accomunate tutte dal ritratto femminile. E le donne protagoniste degli scatti di Witkin, come ben dicono Pierre e Gisun nell'introduzione al catalogo della mostra, sono immortalate come divinità in una scenografia teatrale, diventando icone dell'arte e donne riverite. Il corpo femminile diventa nelle fotografie di Joel Peter Witkin simbolo di una bellezza e di uno sguardo contemporaneo in grado di mutare, anche in maniera destabilizzante, i classici e rassicuranti modelli della storia dell'arte. Ti ho già parlato di Witkin, della sua ricerca artistica che mi affascina e ipnotizza, del suo uso del corpo, delle citazioni, dei modelli, della morte. E qui riprendo le stesse parole di Pierre Gisun, i due galleristi. Joel Peter Witkin ci mette a confronto con la realtà dei corpi, con le nostre paure, le ansie immemorabili, con le nostre fragilità, le nostre debolezze e persino con i nostri stessi difetti. Il bellissimo catalogo curato per la mostra contiene, oltre all'introduzione dei due galleristi, un testo di Baudouin Le Bon, il gallerista di riferimento di Witkin, un'appassionante intervista all'artista fatta da Chiara Parisi, direttrice del Centre Pompidou di Metz, e un testo del poeta Domenico Brancale. La selezione di immagini scelte per la mostra Madonnas ci offre la possibilità di focalizzare la nostra attenzione su un tema presente nella sterminata e ricca produzione del fotografo americano. Nelle fotografie scelte non mancano gli elementi opposti tipici del lavoro di Witkin, sacro e profano, bello e brutto, armonioso e disturbante, classico e moderno, luce e ombra, accettato e rifiutato, vita e morte. Le muse che popolano queste immagini ripercorrono l'iconografia del femminile, che noi conosciamo grazie appunto alle opere d'arte e che riprendono le pose classiche, come quelle delle Madonne quattrocentesche e del Rinascimento, che però Witkin carica di aspetti più corporali, più fisici e umani, fondendo insieme non solo la luce, ma anche l'oscurità e le ombre. Con questo, le Madonne di Witkin si svincolano dall'asfissiante perfezione e santità a cui la figura sacra femminile e cristiana è stata sempre confinata, per conquistare finalmente una nuova libertà espressiva e narrativa. Chiara Parisi pone al riguardo un'interessante domanda all'artista: che rapporto hai con le tue modelle? Qual è il ruolo della loro spontaneità? Sono attrici per te? La complessa scenografia infatti suggerisce sempre una dimensione molto teatrale in cui queste donne vengono inserite per essere fotografate. La risposta dell'artista è la seguente: le persone che fotografo entrano nella mia vita come doni estetici per il mio lavoro. Loro ed io siamo co-creatori. Quando vedono l'immagine finale di loro stesse, come le vedo io, si rendono conto che sono state percepite in un modo unico e bello. Ti cito anche le parole di Baudouin Le Bon. Non dimentichiamo che l'opera di Witkin è frammentata dall'illustrazione e dall'appropriazione della storia dell'arte, nel suo misticismo che riunisce confusamente la mitologia greca-latina, la religione cristiana ed equipara bellezze rinascimentali, donne deformi e storpiate e cadaveri, osiamo dirlo. Una mostra dunque che, nonostante ponga l'accento sui soggetti femminili, ci offre comunque un ampio sguardo sulla complessa ricerca artistica di Joel Peter Witkin. Ho voluto fare con piacere questo video perché, come ti ho detto nell'introduzione, amo il lavoro artistico di Joel Peter Witkin e amo
le scelte che vengono fatte anche per raccontarlo e per mostrarlo. Credo che la selezione fatta da Pierre Gisun per la mostra Madonna sia estremamente interessante per quanto riguarda appunto un'analisi di Witkin tenendo in considerazione di un soggetto che ritorna, ma per farci comprendere meglio quella che è la ricerca artistica e il rapporto che c'è appunto tra artista e modella, in questo caso fotografata. Sono estremamente grato a Pierre e Gisun che mi hanno dato la possibilità di creare questo video inviandomi in anteprima il catalogo della mostra, e per questo te ne ho voluto parlare, perché nel mio canale avevo già parlato di Witkin. Trovi altri video sull'artista linkati qua sotto in info box e nelle schede informative, e ho voluto quindi ancora una volta condividere con te questa mia scoperta e queste informazioni che mi sono state date su questa bellissima mostra, perché credo che l'opera di Witkin meriti sempre tanta attenzione, e quindi avevo estremamente piacere di tornare a parlarti di questi scatti e di questa ricerca artistica. Ringrazio quindi Pierre e Gisun per avermi dato questa opportunità, per avermi dato la fiducia, per avermi inviato in anteprima il catalogo e per aver condiviso con me questa loro bellissima ricerca. Spero sinceramente di poter andare a conoscerli personalmente in Francia, visto che il mio amore per la Francia penso che sia abbastanza noto all'interno di questo canale. Detto questo, ancora grazie Pierre e Gisun, io ringrazio anche te che hai visto questo video e spero di averti fatto scoprire delle opere di Witkin che non conoscevi. Ovviamente in info box ti lascio tutti i riferimenti per poter trovare la galleria Pierre e Gisun e per trovare anche le persone che ho citato all'interno di questo video. Ti ringrazio quindi per la tua attenzione, ti do appuntamento al prossimo video, ciao e a presto!